Salve a tutti e bentornati nel mio canale. E stranamente da un po' di tempo vediamo prescrivere sempre più da parte degli urologi il tadalafil, ossia il Cialis, per il trattamento dei disturbi urinari, quindi per il paziente affetto da ipertrofia prostatica. La cosa sembra paradossale. Com'è possibile che un farmaco che aiuta l'erezione può aiutare anche la parte menzionale? Ma il meccanismo può essere facilmente spiegato. Nella catena di induzione dell'erezione vi è un momento in cui vi è una trasformazione della GTP in GMP, guanosina trifosfato in guanosina monofosfato. Il tutto chiaramente a monte vede la liberazione di ossido nitrico che attiva un enzima in grado di trasformare la GTP in GMP. Questa guanosina monofosfato cosa fa? Rilascia la muscolatura liscia e quindi permette il fenomeno della vasodilatazione. Quindi, l'intermediario finale è questa molecola. Allora, chiaramente l'utilizzo di Tadalafil quotidiano, oltre che aiutare il fenomeno dell'erezione, che è un fenomeno vasodilatatorio, migliora l'irrorazione anche a livello del tessuto prostatico. Miglior irrorazione chiaramente è un beneficio nutrizionale, di ossigenazione, quindi una prostata sofferente trova chiaramente beneficio in una maggiore vascolarizzazione. Ma probabilmente il meccanismo anche più importante è proprio il rilascio della muscolatura liscia. Abbiamo detto che la GMP ciclico rilascia la muscolatura liscia. E cosa succede? Questi farmaci, tra cui il tadalafil, sono in grado di inibire un enzima che distrugge il GMP. Quindi, se il GMP venisse distrutto, la muscolatura liscia in breve tempo non viene più rilassata. Impedendo che il GMP venga distrutto, manteniamo questa sua azione sulla muscolatura liscia e sappiamo come a livello prostatico, a livello del sistema sfinterico, esiste una muscolatura liscia che se ipertonica va a comprimere, va a, diciamo, a ridurre la pervietà di quella zona che individuiamola come il collo vescicale. Ecco anche l'azione dei farmaci alfalitici, che rimangono, devo essere onesto, i farmaci di prima linea nel trattamento dei disturbi urinari. Ma ecco che il Tadalafil sta prendendo sempre più piede, anche perché i costi si sono nettamente ridotti, sono stati abbattuti con la vendita generica Galenica o di altre aziende italiane che producono il Tadalafil con un aspetto anche economicamente competitivo rispetto al famoso e vecchio Cialis, è tuttora molecola di altissima qualità. Ecco quindi la possibilità di trasformare un farmaco dedicato solo all'erezione anche invece dedicarlo elettivamente alla componente urinaria. Abbiamo detto per un rilassamento della muscolatura liscia e quindi una maggior pervietà del collo vescicale. Chiaramente l'indicazione migliore è nel paziente di media età che presenta disturbi urinari e presenta anche una modesta disfunzione erettile, l'uso quotidiano del Tadalafil potrebbe essere chiaramente molto interessante per risolvere insieme questi due problemi. Chiaramente non induco all'automedicazione, sarebbe anche un controsenso, insomma, bisogna assolutamente affidarsi su questo argomento al proprio urologo di fiducia, al proprio andrologo di fiducia, valutare l'entità dello svuotamento vescicale e valutare la possibilità di inserire questi farmaci. Mai automedicarsi, vi dico solo questo prima di salutarvi, un disturbo anche urinario, se io urino male, dico ok, ho sentito un medico che diceva che il Cialis fa bene. E inizio a curarmi da questo punto di vista. Ma magari io sto svuotando male la vescica non perché ho un'ostruzione, ma perché la mia vescica sta perdendo la sua attività contrattile o perché mi sta subentrando una stenosi dell'uretra e quindi a nulla varrebbe questa terapia. Quindi valutiamo prima l'entità del problema, decidiamo insieme all'urologo le terapie di prima linea. Quando le terapie di prima linea non funzionano, esiste oggi questa possibilità, l'uso del Tadalafil quotidiano. Il video serviva a capire perché. E diciamo, nell'immaginario c'è una distanza estrema fra erezione e minzione. E perché un farmaco può aiutare tutte e due le componenti? Ve l'ho detto perché questo farmaco impedisce la degradazione del GMP, la guanosina monofosfato, la quale, se lasciata libera, rilassa la muscolatura liscia. Il rilassamento della muscolatura liscia permette una maggior vascolarizzazione, per cui beneficio per l'erezione, e anche un rilassamento di quella che è, diciamo, il sistema, la capsula prostatica, la parte sfinterica, permettetemi, della prostata, e quindi un miglioramento e un aiuto nella parte menzionale. Con questo vi saluto, auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.